Io sono Andrea e questo è un nuovo video da Kyoto per il canale d'ItaliaJapan.net. Stasera ragazzi vi portiamo nel quartiere di Pontocho, una delle vie storiche più caratteristiche di Kyoto insieme al quartiere di Gion. Guardate che belli questi negozietti. C'è un silenzio quasi surreale. Sentite che silenzio. E che atmosfera incredibile. Questo che vedete è il fiume Kamogawa, che è il fiume che in pratica costeggia tutto il quartiere di Pontocho. Guardate che spettacolo questi ristorantini che danno sulla strada così. La si entra, ci si toglie le scarpe e si mangia sul tatami. Anche nella Kyoto tradizionale c'è spazio per la nostra bandiera, un bel ristorante italiano. Questo quartiere fra l'altro ha una storia antichissima, poi ovviamente siccome tutte le case sono in legno, gran parte di queste sono state ricostruite più e più volte, però il quartiere, tutta questa via si presenta così come si poteva presentare molti molti anni fa. Guardate questa vetrina. La cosa più bella di queste zone è che c'è pieno di stradine che si diramano in ogni direzione ed è bellissimo perdersi qua in mezzo perché ci si ritrova sempre in posti veramente fantastici. Di fronte a me c'è il fiume Kamogawa e questa qui è la stradina che ci porta giù di sotto. Qui è straordinario ragazzi, se venite a Kyoto e avete un po' di tempo, una sera avete voglia di farmi una passeggiata, questa zona è straordinaria. Noi prima abbiamo percorso quella strada dall'altra parte, siamo arrivati da laggiù, dalla zona di Gion, abbiamo fatto tutta questa stradina e ora stiamo tornando indietro percorrendo dalla parte opposta. Oggi fra l'altro fa un freddo bestiale veramente. Eccoci qua, ora siamo saliti sul ponte e vi facciamo vedere il bel panorama che si vede da quassù. E anche per questo video è tutto ragazzi, mi raccomando cliccate mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre da Giappone, sempre su ItaliaJapan.net. Ciao!